buongiorno, grazie per essere qui. Si è appena concluso una serie di incontri che abbiamo avuto con il vice procuratore generale Lisa Monaco, con il segretario generale per la sicurezza interna Alessandro Maiorchis, ed è stato, sono stati due incontri molto utili perché hanno dimostrato quanto sia forte la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Italia. Incontri che sono avvenuti anche a seguito della visita che il nostro Presidente del Consiglio ha effettuato negli Stati Uniti, proprio per confermare quanto l'Italia sia un partner di primaria importanza per gli Stati Uniti. Abbiamo discusso di vari argomenti. Gli argomenti più o meno sono stati analoghi nel corso dei due incontri. Abbiamo parlato della cooperazione in materia di criminalità organizzata. Io ho fatto riferimento a un protocollo, un accordo, quello ICAN, che vede riuniti 11 paesi nel contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riguardo all'andrangheta. Tra i paesi ci sta ovviamente anche, ci sono gli Stati Uniti d'America, non soltanto, ma anche la Colombia, la Francia, la Germania e altri, per cui abbiamo rilevato come un accordo di quel tipo abbia dato grande impulso a quello che è il contrasto delle mafie nei vari territori, che purtroppo è un problema questo non soltanto nazionale ma transnazionale. Abbiamo parlato anche di quelli che è la collaborazione in seno alla rete operativa antimafia sviluppata con Europol, che vede l'FBI come partner prezioso nell'azione di contrasto per organizzazioni criminali gravi o mafia style. Abbiamo rammentato quelle che sono state operazioni risalenti nel tempo, tipo Mafia Connection, ma anche la New Mafia Connection, che è un'operazione del 2020, proprio a dimostrazione di come l'attività di cooperazione sia un'attività continua con le forze di polizia su vari profili. Abbiamo parlato anche di immigrazione. Io ricordavo come in ambito migratorio, dove l'Italia è particolarmente in prima linea, proprio perché è un paese di primo arrivo di migranti, abbiamo parlato riferito dell'accordo storico che è stato raggiunto in Europa tra 27 paesi per un programma di redistribuzione dei migranti che ha visto la partecipazione già da ora di circa 15 paesi e ho detto anche che verrà adottata quanto prima, ci stiamo lavorando a livello europeo, una piattaforma informatica dove ciascun paese darà le proprie disponibilità. Questo è un accordo storico che segue quello di Malta, che aveva certamente un impatto molto più limitato perché riguardava pochi paesi, e il fatto che durante la presidenza francese si sia chiuso non soltanto questo accordo ma anche l'accordo sull'Eurodac e sullo screening è un passo importante che è stato realizzato, anche perché i paesi tipo MED5 che si sono riuniti ospitati da noi a Venezia il 3 e 4 di giugno, ha dato la possibilità di procedere secondo una logica non più del pacchetto, ma una logica step by step, andando avanti nelle varie trattative. Io credo che
oltre che sull'immigrazione, dove ciascuno di loro poi ha manifestato preoccupazione per il grande flusso che vede impegnato anche gli Stati Uniti su vari fronti, credo che possiamo certamente lavorare insieme come soprattutto scambio di informazioni, e questo è un tipo di attività che noi, le forze di polizia italiane, un tipo di rapporto che le forze di polizia italiane hanno sempre avuto con le autorità statunitensi, di scambio di informazioni, di monitoraggio di varie, del web, anche in relazione a quelle che sono situazioni che attengono per esempio ai foreign fighters o che attengono quindi a situazioni che possono destare preoccupazioni, pericolo per la sicurezza nazionale. Quindi abbiamo fatto un punto sulle strategie di contrasto al narcotraffico proprio per implementare, come dicevo, quelle che sono le sinergie info-investigative e anche quelle che sono le rotte utilizzate, le principali rotte utilizzate dai trafficanti. Io credo che l'incontro di oggi siano incontri che ci vedono vicino agli Stati Uniti, e ci siamo anche promessi di fare ulteriori interlocuzioni su punti specifici, anche con eventuali incontri a Roma. Infatti io ho inoltrato direttamente oggi, ho chiesto a loro, li ho invitati a venire in Italia. E quindi credo che questa grande collaborazione che abbiamo sempre avuto proseguirà. Abbiamo parlato ovviamente anche di Ucraina. Io ho raccontato di come in Italia siano arrivati circa 133.000 persone, di come abbiano avuto accoglienza presso i propri connazionali, e che infatti in pochi sono nelle nostre strutture governative. La maggior parte è stata ospitata da connazionali, e abbiamo anche detto che daremo il nostro supporto alla Corte Penale dell'Aia con personale esperto che possa aiutare, secondo quello che ci è stato chiesto, nelle indagini per crimini di guerra. Ulteriori 10 unità tra forze di polizia, polizia, carabinieri e guardia di finanza arriveranno come esperti in Europa, insieme ad altri paesi europei, proprio per valutare quelli che sono degli aspetti specifici anche connessi ai crimini connessi tramite il web, quindi cybercrime, e questo è un aspetto molto rilevante, o anche attinente a quelli che sono delle misure specifiche che attengono alla disinformazione. E queste sono un po' le linee che sono state date. Abbiamo avuto grande collaborazione, grande sintonia di intenti, quindi credo che la visita si sia conclusa positivamente, con l'intento di rincontrarci e casomai anche di rivenire noi qua a Washington per valutare varie fasi di situazioni esaminate ora, in modo che possiamo anche vedere il seguito. Grazie. Se volete fare delle domande, siamo qua. Paolo Mastrolilli, Repubblica, grazie per l'incontro. Due domande volevo fare. La prima, a proposito dell'Ucraina, se ci sono preoccupazioni per la crisi alimentare, il rischio che provochi un esodo di migranti verso l'Italia, dai paesi più colpiti in Nord Africa e in Medio Oriente, e a proposito della collaborazione con la Corte dell'Aia per i crimini di guerra,
Volevo chiedere se l'Italia ha già iniziato a contribuire, cioè se avete già raccolto delle informazioni a proposito dei reati commessi. Allora, parto dall'ultima domanda per dire, per ripetere quello che ho detto prima, che l'Italia manderà 4 esperti in balistica e dattiloscopia presso la Corte Penale dell'Aia. Credo che andranno a luglio e quindi da quella data in poi saranno pienamente operativi. Per quanto riguarda la crisi alimentare, è inutile nascondercelo, è un problema grave che può determinare una gravissima crisi umanitaria. E proprio per questo anche 3 presidenti, tra cui il presidente Draghi, sono appena stati a Kiev, quindi per cercare di spingere anche la via per poter consentire a quelle che sono le forniture di grano, di cereali, che sono la principale diciamo sistema voglio dire, che rappresentano per esempio per la Tunisia o per la Libia, quelli sono i paesi principali da cui importano. E quindi la cosa importante è che si crei anche una via, un canale nel Mar Nero che consenta la movimentazione del grano, perché questo è importantissimo che avvenga anche in tempi rapidi, ed è per questo che 3 presidenti hanno ritenuto di dover andare a correre da Zelensky, dal presidente Zelensky, per cercare di trovare una soluzione operativa immediata in tempi rapidi. Marco Riconti della Press, se posso una domanda politica, di politica interna, sul fatto che in Italia ad esempio Salvini, dopo all'indomani del voto amministrativo, abbia ripreso un po' la sua polemica sul fronte dell'immigrazione, appunto vuole delle risposte dal governo entro settembre, eccetera, insomma teme, tra virgolette, di tornare nel mirino di Salvini e teme che questo possa tornare ad essere un tema caldo del dibattito nazionale. Guardi, io dico sempre che l'immigrazione purtroppo è un problema strutturale e non emergenziale. Certamente in questo periodo c'è una preoccupazione maggiore dovuta a tutte queste concause di cui abbiamo parlato, parlando anche della situazione geopolitica che troviamo in Tunisia o troviamo in Libia, a quella si aggiunge anche la crisi alimentare. Parlando proprio oggi con diciamo nel corso degli incontri che abbiamo avuto qui, io devo dire che addirittura è stato detto dal Mallorcas che in America ne arrivano 8.000 al giorno, quindi sono numeri che comunque tutti i paesi affrontano e certamente per quanto riguarda l'Italia quello che noi abbiamo portato avanti e anche questo risultato che abbiamo perseguito dopo tanti incontri, dopo tanti consigli europei, lo ritengo un momento importante. Perché? Perché quando c'è stato il problema dell'Ucraina, noi abbiamo visto in azione l'Europa come noi la vorremmo, cioè un'Europa solidale, un'Europa che immediatamente ha dato disponibilità ad accogliere profughi che uscivano da quel paese, parliamo di 7 milioni e mezzo di persone che sono uscite dall'Ucraina e ne sono già rientrati tra l'altro circa 2 milioni e mezzo. Quindi quell'Europa è quell'Europa che noi vorremmo sempre. Il passo che abbiamo fatto in sede di Consiglio europeo del 10 giugno, io penso che sia un po' in quella direzione. Quindi speriamo che gestire un problema così grande da soli è certamente difficile. Quando siamo 27 paesi è più facile, ma certamente quello che occorre
da parte dell'Europa predisporre anche dei partenariati con i paesi terzi, perché se io parto e faccio rischiare la vita ai miei figli, perché anziché morire di fame, di povertà, rischio anche di morire, cioè di affrontare un viaggio in mare, vuol dire che bisogna lavorare su quei paesi perché le condizioni geopolitiche e sociali vengono certamente ad essere, diciamo, prese come impegno da parte dell'Europa, perché certamente influirebbe anche sui flussi che andrebbero a diminuire. Uno, due, tre, sì, si sente. Claudio Salvaraccio dell'ANSA, io volevo farle due domande che in qualche modo ci riportano all'Italia. La prima volevo chiederle se con i suoi interlocutori avete parlato di un problema che è comune, anche se forse qui è più evidente, e cioè il problema dell'odio razziale, del suprematismo, della discriminazione. Un fenomeno che qui sta diventando davvero allarmante e su cui l'amministrazione Biden sta lavorando in maniera abbastanza, direi, in maniera lacrimente, ecco. E in Italia a che punto siamo? Qual è la situazione? E poi un'altra domanda in coda, se vuole rispondere, a proposito del caos Seggio a Palermo, il presidente della Regione Sicilia oggi ha replicato dicendo no, non è vero, che è colpa nostra. Volevo chiedere se ha la possibilità di controreplicare. No, Grazie. ma il presidente della regione ha assolutamente ragione. Io ho semplicemente risposto a un question time dicendo che la competenza legislativa è della regione, ma ho sempre detto anche ieri al question time che ovviamente l'individuazione dei presidenti di seggio e le eventuali sostituzioni sono a cura della Corte d'Appello e laddove non si riesca a cura del Comune. Questo l'ho spiegato benissimo. Ho detto anche che è una situazione purtroppo fisiologica che capita anche in altre realtà, però dove alla fine si riesce sempre a chiuderla con posizione seggio prima dell'apertura dei seggi che avviene la mattina alle 7. Quindi non ho mai detto e non avrei mai potuto dire che il Presidente della Regione è responsabile perché la competenza è dei sindaci in questo caso. E quello che ho detto che invece non è la competenza del Ministero dell'Interno che non ha alcun potere sostitutivo. Noi potevamo, come abbiamo fatto, suggerito eventualmente un accorpamento di sezioni nell'ambito del seggio nello stesso plesso scolastico, cosa che non è stata fatta, ma diciamo che vedendo anche le 40 sezioni che erano senza, che non hanno aperto alle 7 la mattina, alle 10 della mattina, diciamo, ne erano rimaste una quindicina e che regolarmente poi si è aperta a mezzogiorno. Una sola sezione è rimasta, quindi è stata aperta alle 15. Ciò non toglie che il problema sia un problema gravissimo che io ho anche stigmatizzato, perché quando andiamo a toccare i procedimenti elettorali, noi andiamo a toccare quelli che sono i principi basilari della nostra democrazia. E quindi su questo ho detto anche ieri durante il question time che probabilmente vanno adottate anche misure che rendano anche più appetibili questo tipo di attività. Comunque è stata fatta una denuncia alla Procura della Repubblica e quindi adesso andranno avanti i magistrati per individuare eventuali responsabilità. Quindi evidentemente non sono il Presidente della Regione, non ha sentito tutto il question time perché non potevo che dire questo che è quello che ho detto dall'inizio.
per quanto riguarda i crimini d'odio, certo ne abbiamo parlato, soprattutto con Lisa Monaco, che era molto interessata all'argomento, tant'è che abbiamo detto anche quello che sta facendo in Italia il monitoraggio del web, e abbiamo anche rilevato che tramite l'OSCAD, che è il nostro osservatorio proprio su questo tipo di reato, noi soltanto nel 2021 abbiamo avuto circa 449 segnalazioni, soprattutto per motivi, diciamo, connessi alla non certo, ecco, non per motivi sessuali, ma motivi religiosi, motivi religiosi, motivi connessi anche a quelli che sono le etnie, e quindi questi sono i reati maggiormente rilevati, mentre erano molto interessanti, devo dire, a quella che è la nostra attività, e abbiamo dato anche disponibilità agli incontri con i nostri funzionari di polizia, perché si possa anche costituire un gruppo di lavoro insieme, in modo da scambiarci quelle che sono le buone pratiche da poter utilizzare, poi, visto che purtroppo è una tipologia che di reati che effettivamente noi rileviamo sempre di più presente. Grazie.